Che vuol dire possiamo tornare insieme? Esattamente quello che ho detto. Non credevo che fossimo arrivati a non capirci fino a questo punto. Lo sai che non è possibile. Io amo Andrea. Aspetta, però forse ho capito. Per te non è importante chi amo, l'importante è che continui a venire a letto con te, giusto? Che pessima opinione che hai di me. Ti ricordo, signorina, che sei stata tu a offrirmelo una volta e che io ho rifiutato. E me ne vergogno ancora per averlo fatto. Proprio per questo non riesco a capire come puoi propormi un accordo così orribile. Orribile. E da quando una proposta seria da un uomo affidabile a una donna ragionevole è una proposta orribile? Le mie intenzioni sono oneste, Giulia. È così che si dice, vero? Ancora non riesco a capire dove vuoi arrivare. E la colpa di chi è? Dei tuoi ondeggiamenti sentimentali, no? Prima Andrea, poi Fabio, poi di nuovo Andrea, poi Fabio, poi Andrea, Fabio. Non capisci più qual è una proposta seria. Io non ti voglio per una notte. Non voglio svegliarmi con te una mattina qualunque, no? Io ti voglio tutti i giorni, tutte le notti, tutte le mattine. Sto parlando di matrimonio. Così, dopo tanto dire, io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale, la mia mente che prende volo. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta nascendo in me, ti sto ancora cercando, non chiedermi perché, io non so che sarà, lo che sarà di questa vita, sempre fra le dita, che sarà di questo tempo sotto sopra, io vorrei scoprirlo come cercate. Se è finita, perché la notte scesa non ci ha più trovati, sarà il destino arbitro di questa partita, ricettatore ave con i cuori rubati. Devo averla messa qui. La sua carta d'identità, signor Bove, è molto vecchia, è scritta tutto in minuscolo, come mai? Non lo so, insomma, non glielo so dire, non ci ho mai fatto caso. Fermi, polizia! Adesso che fai? Scappi, eh? Fossi in te, prenderei sul serio la proposta di sposarmi. Tanto ormai non ti resta più niente. Questo lo dici tu. Andiamo. Lo so che Andrea ti ha abbandonata. Chi te l'ha detto? E magari adesso se la sta spassando con una bella brasiliana. Io ti sto offrendo la possibilità di sdebitarti con i tuoi genitori. È colpa tua se loro adesso sono sull'orlo del baratro. Allora? Ecco qua, signore e signori. Giulia Donadoni ha appena dato prova di rara lealtà. È sempre pronta a dare lezioni agli altri, ma quando si tratta di... Sei un essere spregevole! No, invece no, dovresti ringraziarti. Ti sei messa con uno che non ha futuro, che non potrà mai aiutare né te né la tua famiglia. Fabio, fammi uscire. Andiamo. Pensaci. Sì, ok, hai sbagliato. Ma con me puoi rimediare. Mi fai schifo! A che ti credi di essere? Pensavi di venire qui a fare quello che cazzo ti pareva? Senza dare niente in cambio. Guardati. Guardati a cosa sei ridotto. Uno che è una donna deve ottenerla col ricatto. Se li vedo in faccia, sai che cos'è? È il rancore che ti porti nello stomaco. Ti volevo bene. Ora non so più chi sei. Te ne pentirai! È sempre così, più dormo più ho sonno. Dio, quanti bottoni! Se trovo chi li ha inventati, ci vuole un'ora per pistarli tutti. Prima di sera ti metto matto con quel vestito. Mettili qui. Ah, sì. A te. Guarda che razza di collo, mi spiegate come faccio a infilarmelo dopo che ho fatto la conciatura, eh? Arturo! Prima, figlia mia, si infila prima. Bravo, papà, il vestito come mi diventa dal parrucchiere, eh? Arturo! Mamma!
Aspetta, sì! No, no, non spaventarti. C'è un enorme problema con il fioraio. Allora, tu sai quanto sono precisa. Io cosa ho ordinato come addobbi per la chiesa? Mele dorate per Zura. Arturo! Mele dorate per Zura, cosa ha portato il fioraio? Gladioli? Beh, a me piacciono anche i gladioli. No, mamma, si portano i pazienti in ospedale, ogni stanza è piena. Che fai, ci parli tu? Ma non faccio in tempo! Mi hanno una cosa rappezzata, brutta! E io con cosa ci vado il matrimonio? No! Vogliamo calmarci? Che cosa avete tutti quanti? Vi devo fare una camomilla? Beh, sei tu che sei la rarità, amore mio. È difficile trovare una sposa calma come te. Perché non dovrei essere calma? Di che cosa mi devo preoccupare? Papà ha fatto pace con i bottoni, Valentina va d'amore d'accordo col fioraio, la macchina è pronta! Di quale macchina stai parlando? Vogliamo dirlo ai ladri che l'hanno rubata? Oddio, è vero. E che facciamo? Ma non c'è nessun problema. C'è un autobus comodo comodo che porta proprio davanti alla chiesa. La fermata è proprio qui sotto. Permesso? Si può? La porta era aperta. Certo che si può. È arrivato l'autista. I conti semestrali dovrebbero essere qui, cercali. Sì, sì, ci sono anche i dati sul nostro margine operativo. Quello che non riesco a trovare sono i costi di incidenza dell'anno relativo. Beh, neanche qui. Ma dove accidenti saranno finiti, vorrei sapere. Senti, non ti preoccupare, lascia stare. Tanto le segretarie hanno pensato a tutto. Questo per noi è solo un controllo. Non so come tu faccia a stare così tranquillo. Se vuoi sapere la verità, non lo sono affatto. Però so che Fabio Galanti è un uomo d'affari molto scaltro. E pensi che rinuncerà? Lui sa benissimo che toglierci la gestione della Donadoni Holding sarebbe un grave errore. Ci sarebbero ripercussioni troppo negative. Non gli conviene. Speriamo che sia così. A Giulia, ciao tesoro. Ciao. Ciao. Allora, come va? Come va la situazione? Oh, andrà benissimo, vedrai. È inutile che fingiate. So che le cose vanno male. Ma perché dice così? Lo so che è colpa di Fabio. E, scusatemi, forse io potevo evitare tutto questo. Ma non ce la faccio. Papà, io non ce la faccio a fare quello che mi chiede Fabio. Perché devo dirglielo io? Facciamolo insieme. Ele. Quando ti chiamano così c'è da preoccuparsi. Che c'è? Beh, noi volevamo chiedervi se... Ecco, volete essere le nostre testimoni? Sì, per me non c'è problema. Ma se non ho altri impegni, è un onore. Grazie. E una è andata. Ecco, però ci sarebbe un altro piccolo favore da chiedervi. È stata un'idea di Diego. Ecco, vorremmo chiedervi se anche Stefano potrebbe fare parte dei testimoni. In fondo è passato tanto tempo da quando avete litigato che... Beh, credo che sia arrivato il tempo di mettersi alle spalle i rancori. Scusate, tranquilli. Cioè, i problemi ci sono stati, ma mica ci sono più. Visto? Te l'avevo detto io che avrebbero subito accettato. Io te l'avevo detto. Sono ragazze moderne. No, un momento, questo l'avevo detto io. Tu avevi paura che... No, no, guarda, non c'è niente da aver paura. Veramente, tutto a posto. Senti, papà, perché non vieni di là a vedere come ho aggiustato il vestito? Lo sto aggiustando, per favore. Senti, non lo toccare, abbiamo investito adesso la scollatura. Dove sono le forbici grandi? Mamma, ti volevo chiedere una cosa. Insomma, dato che verrà anche Stefano al matrimonio, allora mi chiedevo se era il caso di dire a Michele, insomma, cioè, ci saranno due coppie come testimoni? Vedi, Valentina, la cerimonia è in chiesa e non so, mi sembra opportuno. Michele è ancora un uomo sposato. Certo. Valentina,
So che lo capisci meglio di me. Il nonno avrebbe qualcosa da ridire. E anche il prete forse non sarebbe completamente d'accordo. Ci sta il nome della nave, il contratto d'ingaggio, i documenti che servono per cambiare vita. La nave parte domani mattina, vero? Sai dirmi un posto dove posso andare a dormire stanotte? Boh, ma che tu pensi, che ti hai cattato un biglietto in prima classe? Devi raggiungere subito la nave. Gli altri dell'equipaggio stanno già là. Boh, indovini chi è che pulisce le cucine stasera? Posso credere che sia arrivato a tanto. Ma che razza di individuo! Io non ho dormito tutta la notte, non sapevo come dirvelo. Tutta colpa mia, non ho capito niente di Fabio. Allora la colpa è di tutti. Nessuno poteva immaginare che fosse così meschino. Anche se non sono riuscita ad amarlo, io mi fidavo di lui. Ma come ho fatto a essere così cieca? Perché sei trasparente, tesoro. Io sono molto orgoglioso di quello che hai fatto. Papà, io potevo salvarvi. Giulia, né io né tuo padre avremmo mai accettato un aiuto del genere. Sai, l'hai ricordato proprio tu in questi giorni. L'unica cosa che davvero conta è l'amore. Niente ha più importanza, i capitali, le azioni, i ruoli. Sì, ma che succede adesso? Voi avete lavorato tutta una vita per questa azienda. Non lo so, ma io sono molto fiducioso, perché ho voi due. In questi anni abbiamo sempre superato le difficoltà senza mai perdere la speranza e credendo, anzi, ogni giorno nei sogni. Beh, non li abbandonare mai, i sogni. Sono il bene più prezioso che abbiamo, Giulia. Scusa, forse non è necessario ribattere dall'interno, perché è al rovescio e non si vede. E allora io non ribatto. Scusa, non ti sembra un po' cortino? Le misure l'ha scelta tua figlia, che faccio? Guasto tutto? No, è che Arturo, noi siamo preoccupati perché ti vediamo agitato. Non vorremmo che ti cucissi un dito il giorno prima del matrimonio. Invece io sono calmissimo. Siete voi tre qua dietro come tre civette che mi state facendo innervosire. Ma non avete altro da fare. Mi lasciate lavorare in pace, per favore. Grazie. Sono contento che tu ti stia trovando bene in reparto. C'è tutta gente molto in gamba. A proposito, non ho ancora avuto l'occasione di ringraziarti. Questo lavoro per me è importantissimo, soprattutto perché riesco a conciliarlo con le esigenze della famiglia. Io solo so quante sono le esigenze di questa famiglia. Dio e io, visto che ho a che fare con quattro donne. Sì, però una te la porto via io domani. Via? Ma se sta sempre nello stesso palazzo. Ecco fatto, è pronto. Oh. Fantastico, vado a provarlo. Veniamo anche noi, così vediamo in anteprima la testimone. La cintura. Io mi vado a fare un altro caffè. Che succede? Un po' confuso da tutto questo via vai? Ma no, dai, è normale in situazioni del genere. Tu piuttosto che avanti, sputa il rospo. Non mi permettono di averti a fianco a me sull'altare come testimone. Che problema c'è? Io un ruolo ce l'ho già, sono l'autista, mica aria fritta. No, non si preoccupi, signor Monteleone. Vengo io e le spiego tutto. Sì, mi saluti sua moglie. Signorina Giulia, c'è la signora Kalim che vorrebbe parlarle. Sì, ciao. Prego, vieni.
Scusa, mi sono venuta senza avvertirti. No, no, mi fa piacere vederti. Senti, in questi giorni ci ho pensato molto a quello che mi hai detto. Sì, io volevo chiederti scusa per l'altra volta. Ti chiedo scusa se ho insistito tanto. Il fatto è che sono disperata. Senti, quando parlavi di Andrea, però, di quanto lo ami, di come sei sicura della sua innocenza, c'era qualcosa nei tuoi occhi, la forza della verità. La situazione di Andrea è assurda, soprattutto per le persone che lo amano. Senti, questa storia ha causato troppo dolore. Io ci ho perso Mohammed, ma non voglio che ci siano altre persone a soffrire. Ho trovato qualcosa che forse può aiutarti. Ce l'ho avuta sotto gli occhi per molto tempo, ma non mi ero accorta. C'è scritta la parola mia di che mi chiedeva Andrea. Da parte mia non mancherà mai il massimo dell'impegno e dell'energia per far sì che la Donadoni Holding raggiunga traguardi sempre più ambiziosi. In questi anni ho visto l'azienda nascere e crescere e quindi sono il primo a volerla forte e concorrenziale. Senza mai dimenticare chi in tutti questi anni ha condiviso con me la soddisfazione di vederla decollare. Chi con tenacia e costanza ha fatto sì che un desiderio di successo divenisse realtà. La passione che condividiamo non può rispondere soltanto alle logiche di mercato e di profitto. Bene, il riassetto societario di cui discutiamo oggi intende impostare il prossimo lavoro su altre basi, che sono le manovre di potere, la conquista di altri mercati a tutti i costi, l'arrivismo personale. Questa linea annullerebbe tutti i miei sforzi di trasmettere altri valori, che sono il coraggio di innovare, la passione per le sfide, la trasparenza, la correttezza, valori importanti che hanno fatto la storia di qualsiasi grande azienda e società italiana. Ed è per questa ragione che vi chiedo di confermare la mia carica, perché io sono convinto che questo riassetto societario a lungo andare sarebbe solo nocivo per la Donadoni Holding. Grazie, signore. Ma sei sicura che è per stasera? Mm-hmm, certo. Però dobbiamo agghindare Marianna come una dea. Dovrà essere fantastica. E tu per questo sei perfetta. Shh, non parlare. Il nemico ci ascolta. Ma non serve, basta guardarmi. Lo capirebbe anche un cieco che state organizzando la festa per Marianna. Quindi sei venuto per spiare? Ti serve qualche buona idea per l'addio al celibato di mio padre? Ma figuriamoci, da voi. Io potrei fare tranquillamente, come si chiama quel nuovo mestiere? Il creatore di eventi. Quindi papà per questa sera potrà stare tranquillo. Ma certo, gli organizzerò una festa memorabile. Anche se ai miei tempi la notte prima delle nozze serviva per il raccoglimento e la riflessione. Boh! Certo, brave, brave, fate boh, fate boh. Il matrimonio è un passo importante. E so io che cosa servirebbe sia a Diego che a Marianna. Una notte per pensare. No, no. Stiamo parlando di mamma. Una donna fatta, come diresti tu. Con due figlie grandicelle, come diresti tu. Mm? Che non ha certo bisogno di riflessioni. Secondo me la verità è un'altra. Hai paura della sfida. Hai paura che noi riusciremo a far divertire Marianna molto più di te con papà. Ma senti tu queste ragazzine. E va bene, se la mettiamo così, sappiate che io vado matto per le sfide. Quindi preparatevi a perdere, dilettanti. È molto generoso da parte tua pensare a noi in questo momento, che stai soffrendo tanto per tuo marito. Vorrei che non fosse mai successo. Purtroppo Mohammed non c'è più, ma per voi c'è ancora una speranza. Secondo te, che significato può avere questa parola? Non lo so, però forse Andrea può collegarla a qualche indizio. Tu non sai dove andrai, vero? Oh, vediamo un po'. Ecco qua. Feste, organizzazione e servizi. Oh, a
Arabian Night. Piatti tipici medio orientali. Danza del ventre. E c'è anche il genio della lampada? No, qui non c'è scritto. Beh, hai ragione tu. Se non c'è il genio. Oh, vediamo un po'. Agenzia Il Tanga Allegro. Il vostro divertimento è il nostro mestiere. Mamma mia. Che slogan ridicolo, no? Da questi non ci andiamo. Davvero volevi organizzarmi una seratina con una spogliarellista? No, ma non ci penso neanche. No, poi con questo periodo, povera ragazza. Già. Rischia di prendersi un malanno. Infatti è meglio evitare. E se andassimo in un locale western? A mezzanotte danno a tutti le cotte per fare il tirassegno. Cosa c'è? Non ti fidi del mio fiuto? No, del tuo fiuto sì, non mi permetterei mai. È la mira che mi preoccupa un po'. Vorrei informarti che durante il servizio militare io ero tiratore scelto. Spaccavo una mira in due a 100 metri. Come la mettiamo? Beh, allora mi affido a te. Sai, ho un appuntamento con un fornitore, ma ci vado volentieri, sai perché? Perché sono sicuro che stasera mi aspetta una seratina tutta pepe. Ma perché mi faccio mettere sempre... Ciao. Mi faccio mettere sempre in mezzo a questi impicci, da Eleonora. Quella ragazza ha la capacità di... Vabbè, qualche cosa mi metterò. Che c'è, Marco? Io ce l'ho messa tutta, davvero. Tu lo sai quanto voglio che Marianna sia felice. Ma santo Dio, vederla salire sull'altare con un altro è troppo. E quindi? Quindi non ci vengo al matrimonio. Nell'intervento dell'ingegner Giorgio Donadoni avrete senz'altro capito che il riferimento a chi seguirebbe solo logiche di puro profitto e di arrivismo personale era a me. Ma queste cose a me non mi toccano. D'altronde l'ingegner Donadoni ha sempre avuto una grande fantasia e questa è un'ottima cosa per il suo mestiere, un po' meno per tante altre. Perché questa sua genialità creativa, pur apprezzabile, come potete vedere, si riscontra anche nei libri contabili, dove i risultati non hanno niente a che vedere con il profitto. La logica del profitto, quella che per l'ingegner Donadoni è una cosa disdicevole, è il fondamento di ogni attività imprenditoriale. Generare utili, fare soldi. Altrimenti che ci stiamo a fare qui? Ma gli utili della Donadoni Holding in questi ultimi anni sono diventati molto, molto, molto sottili, un po' come la linea aerodinamica delle vetture pregevoli disegnate dall'ingegnere. Viviamo in un mercato estremamente concorrenziale, c'è bisogno di aggressività, di nuove idee, strategie imprenditoriali. E tutto questo manca alla Donadoni Holding. I presenti mi scuseranno per la mia brevità, ma io sono un uomo pragmatico e penso che per cambiare le cose si debba innanzitutto cominciare a cambiare le persone. Grazie. In qualità di presidente, dichiaro aperte le votazioni per il nuovo amministratore delegato. I candidati sono l'ingegner Donadoni e il signor Galanti. Ringrazio entrambi per i loro interventi. Le votazioni avverranno per alzata di mano. Bene, possiamo cominciare. I vostri voti per l'ingegner Donadoni. I vostri voti per il signor Galanti. Visti i risultati, proclamo il dottor Fabio Galanti nuovo amministratore delegato della Donadoni Holding. Complimenti. Oh, a me fa male la schiena. Vabbè, va. Possiamo smettere. Com'è umana lei? Guarda,
che io faccio un piacere ad entrambi. Se ci fosse stato quel negriero di Andrea, questo sarebbe stato solo l'inizio. Ma lui adesso non c'è. E come si dice? Quando il gatto non c'è... I topi si prendono una pausa. Eppure a me quel gatto manca terribilmente. Lo so, manca un sacco anche a me. Almeno fino che era qua a Torino. Sì, faceva il conte di Montecristo, però almeno sapevi che c'era. Guarda, ti giuro, laverei 5.000 bicchieri pur di averlo qui a rompere le scatole. Ehi. Cosa prende la signorina? Andrea Monteleone, grazie. Ah, era un cocktail eccezionale, ma non ce l'abbiamo più. Eh no, voi sapete dov'è e me lo dite. Guarda che ti sbagli, noi non... Inutile inventarvi scuse. Adesso so come scagionarlo, quindi dovete dirmi dov'è.